Ciao a tutti! Benvenuti su un nuovo video di Max Aerobio on the road. Oggi siamo alla Hat Lagoon, al Pink Lake, ed è effettivamente rosa. Un lago rosa! Yeah, bellissimo, bellissimo! Non c'è tantissima acqua. No. Poi in realtà i pezzetti dove c'è più acqua si vede meno che è rosa. Quello dove è più asciutto si vede proprio che il fondale è rosa. Sì, fondale rosa generato da alcuni batteri che vivono nell'acqua. Sì. Non è l'unico lago rosa in Australia, infatti poi ne vedremo un altro sempre in Western Australia alla fine del viaggio, che dovrebbe essere il più bello. Esatto, c'è un gruppo di giapponesi arrivati col pullman. E niente, visitiamo un po' il lago rosa e poi dopo pranzo andremo in un altro posto sempre qui vicino, ma no spoiler. Eccoci alla seconda tappa di oggi. Siamo usciti dall'Australia, non ve l'avevamo accennato. Sì, siamo al principato di Hutt River e stiamo combattendo con le mosche. Mamma mia, sono centinaia di mosche. Questo principato è appunto una località indipendente e purtroppo non abbiamo potuto conoscere il primo principe perché ci ha lasciati a febbraio 2019. Però abbiamo conosciuto il nuovo principe che ci ha spiegato un po' la storia, ci ha fatto vedere un po' il posto. Praticamente non c'è niente qua, cioè è una farm con c'è una cappella con le due troni. E adesso andiamo a vederlo, amore. Ci sono solo un po' di posti, un po' di statue, un po' di ricordi, un piccolo museo e si può anche campeggiare. Infatti staremo qua con per la notte a combattere contro gli animali. Sì. E costa 5 dollari a testa. Esatto. E hanno la loro moneta, hanno la loro bandiera. È proprio uno stato a parte, si è dichiarato indipendente 49 anni fa. Esatto, nella bandiera c'è un'aquila che vuol dire la libertà e una bilancia che vuol dire che può essere uguali parziali con tutti. Poi c'erano altre caratteristiche, il colore blu, cerchio bianco, adesso non mi ricordo bene tutto. Comunque è molto carino, nonostante le mosche, è molto carino. Mi stiamo salutando in realtà. Stiamo salutando. Stiamo uscendo dal Principato di Hutt River e ieri siamo accorti che abbiamo detto che è una storia interessante, non ve l'abbiamo raccontata, quindi ve la diciamo adesso. Praticamente tutto nasce da una disputa riguardante il grano tra il principe Leonard e il governo australiano. Così il principe Leonard decide che da quel giorno in poi loro sarebbero stati indipendenti e avrebbero creato il loro principato. L'Australia ovviamente non accetta la cosa, il fatto che non pagano le tasse e tutto quanto. Allora il principe Leonard, furbissimo tra l'altro, decide di dichiarare guerra all'Australia. Dopo un paio di giorni le ostilità finiscono, ostilità perché in realtà la guerra non è mai esistita, solo la dichiarazione, e sta dato che l'Australia non ha mai risposto alla guerra e lo stato di Hutt River non è uscito sconfitto.
così secondo la legge uno stato che non esce sconfitto dalla guerra può essere ritenuto valido per legge. Inoltre lo stato di Attriver non può essere considerato traditore perché riconosce la regina Elisabetta quale sovrana del regno di Attriver. Beh, sono stati dei geni. Quindi non pagano le tasse, no? Il servizio postale, hanno tutto. Grazie loro. Penso ci siano i pro e contro della cosa. Però è una figata. Sì, è una figata. Da questa figata vi salutiamo. Al prossimo video. Ciao.